Ciao, sono Eva e sono qui in questo bellissimo scenario tutto naturale che non ha bisogno di effetti speciali per introdurvi alla pratica dell'origami. Tanto qua qualcuno sta spalando neve per salire con la macchina, che è una disciplina giapponese nata inizialmente in Giappone e che ha origini sacre. Infatti, striscioline fegate venivano messe in vicinanza di luoghi sacri per avvisare che quello era un luogo di preghiera, quindi di rispetto. Da allora ne sono stati fatti dei passi, nei decenni, nei secoli, grazie anche a grandi origamisti giapponesi e non. È stato diffuso in tutto il mondo questa bellissima per me disciplina. Anche in Europa negli ultimi 150 anni ci sono grandissimi maestri e si è diffusa veramente tantissimo. Origami significa in giapponese oru, piegare, e kami, carta. Quindi origami in sé è la parola universale per tutto il mondo. In sé contiene proprio il significato di piegare la carta. Oggi prepareremo un fiocco molto bello, molto plastico, a differenza della disciplina in sé che non prevede l'utilizzo di nient'altro che di un foglio di carta di varie forme e delle proprie manine. Qui, perché mi piaceva moltissimo questo fiocco, utilizzeremo a un certo punto le forbici. Quindi in questo bellissimo paesaggio, veramente che sia di buon auspicio anche per un migliore 2021 per tutti, auguro a tutti delle buone pieghe e un sereno anno. Ciao!